Buon pomeriggio a voi, Alexandra e agli ascoltatori. Allora, intanto vorrei partire velocemente con ciò che ha deciso l'Italia, naturalmente, che sta raccomandando l'uso di AstraZeneca per le persone over 60. Qua c'è stato un equivoco sin dall'inizio, perché all'inizio invece si pensava che bisogna usarla con i più giovani invece che con i più anziani. Che cosa significa? Quanto sicuri possiamo sentirci se dovessimo naturalmente utilizzare AstraZeneca a suo avviso? E il tema è piuttosto complesso e da un punto di vista comunicativo gestito ancora peggio di quanto non sia complesso, sicché ad oggi c'è molta confusione rispetto a quello che si dice e poi il fatto che anche a livello europeo, dopo le, come dire, linee guida dell'EMA, che sono state piuttosto generiche anche ieri, ecco. Il fatto che diversi paesi adottino strategie è un po' diverse non aiuta il grande pubblico a comprendere bene di cosa si stia parlando. Leggevo che la Spagna, ad esempio, ha proibito l'utilizzo per le persone sotto i 60, i 60 anni. Invece qui da noi, stando all'informativa che ha diffuso AIFA ieri sera e poi pubblicata stamani, si parla più genericamente di via preferenziale, quindi no, non è ben chiaro quale sia poi l'atteggiamento che prevarrà quando qualcuno si presenta davanti al vaccinatore. La mia sensazione è evidentemente che c'è una grossa sproporzione nella percezione delle varie, come dire, rischiosità alle quali si è sottoposti laddove ci si vaccini o laddove non ci si vaccini, perché la vera scelta è questa. Non mi pare che sia possibile optare per un altro siero al momento, ok? Quindi in termini di costi-benefici il rapporto è evidentemente a favore dei benefici. Però mi rendo pure conto che quando si parla di grandi numeri e di piccole probabilità e questi discorsi vengono fatti a vantaggio come dire, del grande pubblico, molta confusione si innesta. Intanto, un'altra domanda per quanto concerne la campagna vaccinale, non perché naturalmente noi siamo medici, ma perché purtroppo è fortemente collegata alla ripresa economica e anche alla performance dei mercati. Insomma, tutti stanno parlando della campagna vaccinale a partire da Cristalina Georgieva a Jerome Powell e naturalmente anche Christine Lagarde. Intanto Figliuolo ha confermato il piano dicendo che non cambia, a fine mese 500.000 dosi al giorno. Ultimissima domanda sulla campagna vaccinale: è credibile 500.000 dosi al giorno, viste comunque le difficoltà e soprattutto il fatto che AstraZeneca che è il vaccino principale in Europa? Esatto, il grande punto è esattamente questo, se sia o meno possibile raggiungere queste grandi quantità di vaccinati in presenza anche del rischio che poi la popolazione non si presenti agli appuntamenti vaccinali. E dovrebbe esistere, come dire, un piano B o un piano di backup, quantomeno, laddove chi è convocato non si presenti, ma al momento francamente non vedo questa possibilità. Quindi 500.000 vaccinati al giorno, per quanto mi riguarda, sono molto ambiziosi da raggiungere e per quanto riguarda il sentire che ho modo di captare io, lo vedo piuttosto difficile. Parliamo del Fondo Monetario Internazionale, naturalmente la riunione è partita da ieri, sicuramente dichiarazioni molto interessanti e ciò che è interessante è davvero questa tasse sui ricchi e su redditi alti per pagare i conti Covid, poi naturalmente ricordiamo anche la tassa globale che ha proposto appunto Joe Biden per finanziare il proprio piano economico da 2.300 miliardi di dollari. Visto che l'Europa non ha una tassa, diciamo, europea, se vogliamo dire così, un piano fiscale uguale, qual è la possibilità che ci potrebbe essere un piano addirittura globale di tassazione minima?
È una buona domanda, perché in realtà la questione sulla tassazione dei profitti delle multinazionali è da tempo sul tavolo. In Europa esiste una sorta di competizione fiscale interna all'Unione stessa e nessuno si come dire, stupisce del fatto che oggi esistano dei pseudo paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea e dei gironi infernali fiscali come l'Italia. Questo perché appunto non esiste una convergenza fiscale, piuttosto esiste una competizione fiscale. Da qui poi su questo, come dire, humus europeo si è innestato nel corso degli ultimi 5-6 anni il discorso trumpiano, ossia quello di attirare verso gli Stati Uniti con delle grosse esenzioni fiscali i profitti che erano parcheggiati al di fuori degli Stati Uniti da parte delle grandi multinazionali, specialmente del settore tecnologico ed informatico statunitensi. Ciò ha causato in effetti questa famosa riforma del codice fiscale statunitense. Quella immenso afflusso di rimpatri di capitali che sono stati responsabili nel corso del 2018 delle più grandi operazioni di buyback sul mercato azionario statunitense mai registrati nella storia degli Stati Uniti. Questo perché? Perché quella riforma del codice fiscale statunitense andò evidentemente incontro proprio alle grandi corporation che ebbero delle agevolazioni immense nel ripatriare i profitti realizzati altrove. Ora, in questo caso, l'amministrazione Biden, proprio in seno all'OCSE, e quindi all'interno, come dire, di questo think tank che riguarda, si interessa dei paesi, come dire, sviluppati. Sta proponendo una metodologia di tassazione dei profitti laddove si realizzano e non laddove esiste una sede legale, il nodo del contendere, come ben sapranno i nostri ascoltatori, è da sempre stato quello di tassare laddove esiste una sede legale e non dove in effetti il fatturato si realizza. A mio modo di vedere, questa non sarebbe un'ipotesi errata, nella misura in cui poi, come sembra, questo extra gettito, potrebbe essere indirizzato a finanziare spesa, pubblica che si interessi della transizione energetica e della, come dire, maggiore equità sociale. Quindi da questo punto di vista, come dire, il terreno era molto accidentato in passato e le grandi differenze di trattamento fiscale durante l'amministrazione Trump erano diventate un elemento di attrazione, no? Tra i vari governi che si contendevano l'auto spuntino della tassazione. E viceversa, adesso sembrerebbe che stia prendendo piede appunto questa ipotesi di, soprattutto sulle grandi multinazionali transnazionali, di tentare di operare una tassazione con un criterio che, a mio modo di vedere, rappresenta un passo avanti rispetto alla localizzazione squisitamente fiscale in alcuni domini, mentre il volume d'affari, come ben sappiamo, in Italia si realizza un po' in maniera trasversale sui paesi e non tiene conto della sede legale dell'azienda stessa. Quindi, a mio modo di vedere, è uno sviluppo interessante questo, uno sviluppo molto interessante. Quindi una tassa globale minima sulle multinazionali, naturalmente, sarebbe positiva sia per l'Unione Europea ma anche per l'Italia, è quello che sta cercando di dirci? E ritengo di sì, da questo punto di vista ci sarebbe una sicuramente minore pressione competitiva tra i paesi dell'area dell'euro, ad esempio, quindi mettersi il dito addosso, puntare il dito contro chi fa il cosiddetto dumping fiscale, forse potrebbe finalmente essere messo da parte.
Evidentemente questo non vuol mica dire aumentare la pressione fiscale per tutti. Mi pare evidente che laddove si creasse extragettito per effetto della tassazione come dire, degli utili aziendali delle multinazionali nei luoghi dove si realizzano e non in riferimento alla sede legale dell'azienda stessa, dovrebbe, come dire, liberare risorse fiscali a vantaggio dei piccoli, delle medie e piccole imprese, le quali, come purtroppo sappiamo anche personalmente, sono vessate da un fisco che definire rapace è dire poco. Per cui l'ipotesi di fondo è quella che si riesca a livellare ma verso il basso e non verso l'alto la pressione fiscale per effetto di questo gettito che evidentemente però rispetterebbe un criterio logico che si tassa laddove si produce e non in base alla sede legale dell'azienda. Allora, ultimissimo argomento che vorrei toccare è la BCE. Abbiamo sentito proprio poco fa le dichiarazioni di Christine Lagarde, appunto in occasione dell'incontro, della riunione del Fondo Monetario Internazionale. Intanto però ci sono due punti importanti che abbiamo sentito oggi, tantissime naturalmente, tantissimi partecipanti del board della BCE, governatori delle diverse banche centrali, due punti estremamente importanti e uno tra le quali che la BCE vorrebbe prevenire rialzi dei costi di rifinanziamento, soprattutto rialzi a sorpresa, e dall'altra parte è emerso che il bond buying potrebbe essere ridotto nel terzo trimestre. Allora, durante l'ultimo incontro della BCE, naturalmente, Christine Lagarde ha annunciato con tantissima certezza che aumenterà l'acquisto di titoli di Stato nell'ambito del PEP, naturalmente per tranquillizzare un po' i rendimenti sia dei BTP, ma un po' insomma, l'intero comparto dei bond. Intanto sto vedendo un grafico che non lo so che lei può vedere in questo momento, che ha postato su Twitter Fredrik Durkoset, che è un ECB watcher, che ci sta mostrando intanto che è accaduta proprio la cosa opposta, e cioè nell'ultima settimana la BCE ha dimezzato addirittura gli acquisti nell'ambito del PEP a 10,6 miliardi. Questo naturalmente è il grafico che ci mostra che effettivamente la BCE ha dimezzato gli acquisti invece di aumentarli. Lei come interpreta questa decisione? Ah, questa osservazione non è peregrina, nel senso che alla BCE si è spesso chiesto conto del perché gli acquisti abbiano queste oscillazioni settimanali così violente. La risposta tipica è che i dati vanno osservati nel tempo e non in maniera puntuale, quindi tipicamente la risposta che la signora Lagarde restituisce esattamente questa. La mia sensazione è che da un punto di vista operativo la BCE non abbia cambiato il suo atteggiamento con riferimento a cosa comprare e a quanto comprare. E un ulteriore elemento di forte pressione sui rendimenti europei è legato al fatto che i rendimenti statunitensi sui treasuries hanno evidentemente spiccato il volo e sono arrivati a toccare il 0,70 sul decennale statunitense quando solo un anno fa eravamo sotto lo 0,50. Quindi la pressione un pochino al rialzo dei rendimenti nell'area dell'euro è legata prevalentemente a questo andamento simbiotico, no, che c'è sulle due sponde dell'Atlantico. E il passo di acquisti da parte della BCE durante il primo trimestre del 2021 in effetti è stato piuttosto leggero, però io non intravedo nessun cambiamento di retorica da parte della BCE sul fronte del pandemic program del quale stiamo parlando. Il rischio serio è che questo continuo afflusso di denaro da parte della BCE in effetti non faccia altro che distorcere le dinamiche dei rendimenti sui titoli di Stato senza in verità agevolare in qualche modo significativamente la domanda di credito che il settore bancario potrebbe erogare. Perché quando la BCE parla di restringimento delle condizioni del credito, si riferisce proprio alle condizioni del credito erogato dal settore bancario.
E dunque, se il sistema economico europeo continua a rimanere nella morsa del Covid, perché il piano vaccinale procede lentamente, continuare a premere sull'acceleratore degli acquisti dei titoli di Stato non si traduce, cosa che si è ampiamente dimostrata nel corso degli ultimi 5-6 anni, in maggior credito erogato al settore, come dire, economico delle imprese in Europa. Per cui il mio timore grande è che la BCE continui a distorcere in maniera enorme i rendimenti sui titoli di Stato, senza con questo riuscire a far trasmettere le più favorevoli lending conditions, come dice spesso la Lagarde, cioè le condizioni di erogazione delle linee di credito, al sistema economico, semplicemente perché il sistema economico rimane imbrigliato nella morsa del Covid. Per cui questo tema esula piuttosto abbondantemente da quello che può fare la BCE, perché i vaccini non li somministra la BCE, li somministrano gli stati con le loro politiche piuttosto confusionarie, se me lo si lascia dire. Assolutamente sì, ecco perché abbiamo parlato anche di tutto ciò che accade con AstraZeneca, perché ci sono cambiamenti non stop, abbiamo visto delle dichiarazioni anche dalla Germania stessa solo un mese, forse un mese e mezzo fa, dicendo naturalmente che il vaccino non andava usato per gli over 65 e un mese dopo stiamo sentendo proprio le dichiarazioni opposte, permettetemi dire che questo è un po' inquietante. Davvero inquietante perché non si riesce a capire che cosa sta accadendo con AstraZeneca, diciamo che è un false start, se possiamo dire così, cioè una partenza non troppo positiva per la campagna vaccinale di AstraZeneca sempre. Ribadisco che purtroppo il problema è proprio questo, cioè tutto ruota attorno alla campagna vaccinale, per cui anche l'atteggiamento della BCE non può essere facilmente comprensibile perché a sua volta esso stesso dipende dalle traiettorie che vengono prese dall'economia reale e dalle dinamiche dei prezzi e quindi dell'inflazione in un'area, quella dell'euro, che di fatto sì, vede un rimbalzo sul 2021 rispetto al 2020, ma le aree rispetto alle quali le previsioni di crescita diventano sempre più aggressive sono l'Asia e gli Stati Uniti. Quindi rimaniamo sempre presi in mezzo a questi due fuochi, molto rapidi nell'uscire dalla crisi pandemica, o quantomeno così sembra, dati i dati che vediamo ogni giorno. Mentre noi no, quindi questa specie di Isabel Schnabel, un altro membro del board della BCE, il comitato esecutivo, la chiama ambiguità costruttiva, quindi si è aggiunto un ulteriore livello di impenetrabilità delle osservazioni BCE, proprio perché, secondo me, devono un po' fare il bello e il cattivo volto all'andamento della campagna vaccinale, quindi non possono sbilanciarsi più di tanto. Grazie mille a Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Altrettanto a voi, buon pomeriggio e buon lavoro.